conosce già questi, sapete dirmi a cosa servono? Oggi vedremo insieme come fare dei boccoli senza l'utilizzo del ferro. Quindi non so come si chiamano, io li chiamo salsicciotti, ma probabilmente si chiamano semplicemente bigodini. Allora, ve li faccio vedere, sono appunto più lunghi rispetto a un classico bigodino, hanno una superficie liscia, quindi il capello non rimarrà incastrato tra i pettinini del classico bigodino delle nonne. Il vantaggio di questi è che sono assolutamente modellabili, quindi come preferite potete metterli. Mi raccomando, un consiglio per avere una piega più duratura è quello di avere i capelli puliti, perché altrimenti il sebo andrà ad appesantire il capello, fa un po' effetto balsamo, ok? L'occorrente che vi serve sono semplicemente questi salsicciotti e se ce l'avete una lacca, un finish, insomma, per far tenere di più la piega. Bene, allora io ho lavato i capelli, quindi cominciamo. Tolgo l'asciugamano, il capello ancora è umido. Vado a prendere il mio pettine. Allora, qua è importante andare a fare la riga, quindi dove la portate? In mezzo, destra o sinistra? Quindi io la porto qui. Pettinate bene i capelli. Il consiglio che vi do, se avete un capello crespo, soprattutto alla radice, è quello di passare bene la piastra prima di fare questo, ok? Così quando andrete a togliere i salsicciotti, il capello sarà bello luminoso e non crespo. Ok, ora vi faccio vedere il metodo. Io non ho tantissimi capelli, quindi utilizzerò pochi salsicciotti. Ovviamente più capelli avete, più sezioni dovete andare a fare. Ora, ho già diviso la mia chioma in due. Ok, e divido ulteriormente questa parte. Vado a fare una coda da questa parte, in questo modo non avrò i capelli in mezzo. Se preferite potete prendere un pinzone. Ora ho preso l'elastico perché non ho la pinza sotto mano. E ora che cosa facciamo? Allora, pettiniamo bene, prendiamo il nostro salsicciotto e arrotoliamo. In questo modo, facendo così si fanno le onde. Ok, e ora cosa faccio? Vado a chiudere da questa parte e da questa parte. In questo modo. Poi andiamo a prendere questa salsicciotto. Pettiniamo bene e andiamo. Vedete, faccio piano, mi avvicino per farvelo vedere. Faccio una piccola torsione e ok, arrivo fino alla fine bene per mettere dentro il pezzettino finale. E chiudo. Ecco qua. Vedete che è velocissimo. Allora, se il capello si fosse troppo asciugato, andiamo a bagnarlo un pochino. Ovviamente questa cosa si può fare anche con i capelli bagnati. Io non lo faccio con i capelli bagnati perché altrimenti mi viene mal di testa. Quindi vado a isolare la mia ciocca. Non so se avete visto anche il video che ho fatto su come fare i boccoli con la cintura dell'accappatoio. Fatemi sapere se l'avete visto, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Se il capello si fosse troppo asciugato e non volete utilizzare l'acqua, ad esempio potete utilizzare il Beach Wave di L'Oreal. In questo modo la tenuta sarà decisamente superiore. Ok, arrotoliamo, 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 arriviamo alla fine e chiudiamo. E voilà. Ok, facciamo l'ultima ciocca. Qua volendo potrei dividere ulteriormente in due, ma tanto per farvi vedere il metodo ne vado a mettere una. Arrotolo, arrotolo, arrotolo e chiudo. Mi raccomando, arrivate ben fino alla fine, in questo modo anche le punte saranno perfette. Ok, va che bella gnocca! Abbiamo finito, semplicissimo, ora non resta che il tempo di posa.
Allora, se avete dei capelli fini come i miei, va da sé che ci vorrà meno tempo. Se invece avete un capello più spesso, potete tenerlo su anche 3-4 ore. C'è chi anche dorme con questi, io non ve lo consiglio perché comunque è vero che non sono fastidiosi come i bigodini, però è pur sempre una cosa che abbiamo attaccata alla testa. Quindi, se avete un evento la sera, preparatevi alla mattina, tenetelo su tutto il giorno e alla sera siete a posto. Ragazze, mi sento molto e ti chiamo a casa, ma non importa perché ne vale veramente la pena fare i boccoli in questo modo e non utilizzare il ferro, perché ragazzi il ferro comunque, anche se lo utilizziamo a una bassa temperatura, quindi sui 150 gradi, alla lunga va a danneggiare i nostri capelli. In questo modo avrete lo stesso tipo di risultato senza andare a scaldare il capello. E ora che andiamo incontro alla stagione estiva, direi che è perfetto perché potete farlo anche con i capelli bagnati. Ragazze, abbiamo finito e ora avete un po' di tempo per fare quello che volete. Fate i mestieri, dipingete, truccatevi. Andate anche a fare la spesa perché no, vi prenderanno per matte, ma chi se ne frega? E ragazze, ci vediamo tra poco. Ciao ragazze, eccomi, è passata quasi un'oretta. Controlliamo se ha preso. Per aprire, semplicemente andiamo a aprire le due estremità. Portiamo il salsicciotto verso il basso. Vediamo. Wow! Ragazze, vedete che anche se non è passata un'ora, vedete, piano piano. Ecco qua. Poi più ciò che fate, maggiore sarà ovviamente l'effetto. Ecco, manca l'ultima. Ecco qua. Ora testa in giù e le apriamo. Com'è? Vi piace l'effetto? Io lo adoro, ora vado a mettere un po' di lacca. Ecco qua, ragazze, il tutorial è finito, come sempre. Spero vi sia piaciuto, ma soprattutto che possa esservi utile. Se vi è piaciuto, scrivetelo nei commenti, cliccate la campanella e iscrivetevi al mio canale che sicuramente mi farà piacere. Ragazze, un bacio grande e buona giornata a tutte. Ciao!